Ecco le due squadre in questo momento entrare in campo, scortati anche dagli applausi del pubblico. Da una parte vedete il capitano della Lazio, Alessandro Rossi, sulla sinistra dei vostri teleschermi, dall'altra invece c'è il capitano Casale, classe 98, che guiderà la difesa insieme a Kumbulla. Mano, cronometro, via, si parte! Con qualche affanno perché recupera il pallone il Verona, attenzione, lo fa con Stefaniez, il fallo, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Verona al settimo minuto, la spallata di Foloruscio, calcio di rigore, settimo minuto, la rincorsa di Stefaniez, fischia l'arbitro, ma con il destro, gol, vantaggio del Verona, settimo minuto, spiazzato ad Amonis, la sblocca lui, Stefaniez. Buona l'uscita della Lazio con Portanova, ancora Bari, ma c'è la pressione costante dell'avversario, pallone dentro per Tupta, il sinistro ad Amonis, mette il calcio d'angolo, attenzione perché l'Hellas Verona è dato ad un passo dal vantaggio, dal doppio vantaggio, sulla destra per Pavan, il cross dentro, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, poi ad Amonis, altro miracolo, perché il Verona è andato ancora ad un passo dal raddoppio. Poi Spizzichino, bravissimo qui in slalom, cross dentro ancora per Rossi, non controlla, pallone buono per Bezzicheri, la parata di Vencato, Lazio che comincia a farsi vedere, Stefaniez ancora Oxa, sulla destra per Cherubin, salta cieca, attenzione, dentro l'area di rigore, serie di finte, pallone dentro, palla che resta lì, Stefaniez con il sinistro e la palla che finisce in calcio d'angolo, ma ancora pericoloso il Verona, pallone che ha danzato dentro l'area piccola, la Lazio non è riuscita a liberare, Miceli. Palla sul primo palo, colpo di testa di Rossi, poi Barì di testa, palla che termina alto ma sarà altro calcio d'angolo perché a toccare è stato forse il numero 6, Kumbulla. L'arbitro dà un'occhiata al cronometro, non c'è recupero, fischia con qualche secondo di anticipo, si va negli spogliatoi con il Verona in vantaggio per 1-0 grazie al gol siglato da Stefaniez nel corso del primo tempo. Si parte in questo secondo tempo, è la Lazio a gestire il pallone con Spizzichino. Bezzicheri in verticale, buono per Rossi, attenzione Rossi in area di rigore, il sinistro, palla che termina fuori, ma buona trama questa della Lazio con Alessandro Rossi. Allora attenzione al contropiede del Verona, mette il turbo Buxton, entra in area di rigore, salta un avversario anche il secondo, il destro di Buxton, la parata di Adamonis, ma resta ancora in avanti il Verona con Cherubin, entra in area di rigore, cade a terra, qui non c'è fallo, non c'è fallo, raccoglie Adamonis. Tanto ancora la Lazio di pura ostinazione, adesso la squadra di Bonatti vuole cercare assolutamente il pareggio. Cross dentro di Spizzichino, secondo palo, palla che resta lì e il gol da parte di Alessandro Rossi, maglia numero 9, 12° minuto, Rossi trova il pareggio, Lazio che trova il pareggio, azione molto bella della squadra biancoceleste con questo cross sul secondo palo di Spizzichino, ha raccolto Rezzi, pallone al bacio per Alessandro Rossi ed è 1-1 al 12° minuto. Buona la finta, si allunga un po' il pallone, piede a martello qui di Badan, ci può stare il giallo, ci può stare il giallo per il giocatore con la maglia numero 3, eccolo, giallo e poi rosso, rosso, il Verona è in 10 uomini, anticipo del numero 8 Danzi, poi Rossi in verticale per Portanova, Portanova anticipa il portiere, la palla che termina alta. Ma che occasione ancora per la Lazio, soprattutto nell'area di rigore. Intanto qui, attenzione, perché sbaglia la Lazio e Rossi è solo davanti al portiere. Rossi scavalca il portiere ed è il gol! Gol biancoceleste! Doppietta di Alessandro Rossi al 39° minuto. Sorpasso biancoceleste con il capitano della Lazio che ha saltato il portiere e ha depositato il pallone in rete, doppietta del capitano della Lazio al 39° minuto. Lazio che difende questo pallone, 48-12, fischio finale sul match, vince la Lazio 2-1 ed è game over al Ferzini per il Verona.